Spirito Santo. Amen. Fratelli carissimi, volgiamo lo sguardo allo Spirito del Signore. È Lui che crea in noi il cuore nuovo, è Lui che dà la vita, ed è da Lui che dipendono i nostri sentimenti. Rivolgiamoci a Lui in questo momento. A Lui che è dito della destra del Padre, a Lui che è l'unzione spirituale che dimora in noi e rimane in noi. Senza di Lui niente è valido, senza di Lui nulla è sano. Ecco perché abbiamo bisogno di rivolgerci allo Spirito in tutto. Ci prepariamo alla purificazione, ma se non è lo Spirito a prepararci, se non è lo Spirito attraverso l'acqua lustrale a suscitare in noi i sentimenti di rinnovamento, di purificazione, di santificazione, tutto ciò che noi facciamo ritualmente non vale nulla. Ecco perché in questo momento ci rivolgiamo allo Spirito Santo. Senza di te nulla è valido, senza di te nulla possiamo. È lo Spirito di Cristo. Gesù diceva: senza di me non potete far nulla. E lo stesso possiamo dire dello Spirito di Cristo. Perché Cristo agiva nello Spirito. Era lo Spirito che muoveva Cristo e deve muovere noi. Chiediamo allora che lo Spirito scenda su di noi per dare senso a quello che facciamo, per comprendere quello che facciamo, per trarre profitto di quello che facciamo, perché tanta grazia di Dio non venga sciupata. Sia Spirito Santo, scende dall'alto. Padre del Cielo, ti chiediamo lo Spirito Santo. O Gesù, che dai in abbondanza lo Spirito, donaci in questo momento lo Spirito Santo, perché siamo purificati dall'uomo vecchio, siamo purificati da tutte le nostre malattie che assorbiamo giorno per giorno, siamo sottratti agli influssi del maligno, che cerca in tutte le maniere di ostacolare il nostro cammino verso la santità. Spirito di Dio, vieni, vieni, o Padre Santo, mandi il tuo Spirito, Abba Padre, mandi il tuo Spirito, rinnovi la faccia della terra, rinnovaci interiormente. Spirito di Dio, vieni. Thank you.
Spirito di Dio, disponi i nostri cuori alla purificazione profonda. Scenda con l'acqua la tua fragranza dentro di noi. O Dio eterno e onnipotente, tu hai voluto che per mezzo dell'acqua, elemento di purificazione e sorgente di vita, anche l'anima venisse lavata e ricevessi il dono della vita eterna. Benedici quest'acqua, perché diventi segno della tua protezione in questo giorno. Rinnovi in noi, Signore, la fonte viva della tua grazia, e difendici da ogni male dell'anima e del corpo, perché veniamo a te con cuore puro, per Cristo nostro Signore. Amen. Benedici, Signore, questo sale, come ordinassi al profeta Eliseo di risanare l'acqua con il sale. Fa che, mediante questo duplice segno di purificazione, siamo liberi dall'insidia del maligno e custoditi dalla potenza del tuo Santo Spirito, per Cristo nostro Signore. Vi aspergerò di acqua pura e sarete purificati. Purificamo, Signore, sarò più bianco della neve. Padre, che dell'agnello immolato sulla croce fai scaturire le sorgenti dell'acqua viva. Purifica il tuo popolo, Signore. O Cristo, che rinnovi la giovinezza della Chiesa nel lavacro dell'acqua con la potenza della vita. Purifica il tuo popolo, Signore. O Spirito, che dalle acque del battesimo ci fai riemergere come primizie dell'umanità nuova. Purifica il tuo popolo, Signore. O Dio onnipotente, ci purifichi dai nostri peccati e per questa celebrazione penitenziale ci rende degni di partecipare alla mensa eucaristica. Per Cristo nostro Signore. Amen. Salve Madre Santa, tu hai dato alla luce Re che governa il cielo e la terra per i secoli in eterno. Preghiamo. Concede ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, e per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine, salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Amen. Dalla lettera di San Giacomo Apostolo. Fratelli miei, non fatevi maestri in molti, sapendo che noi riceveremo un giudizio più severo, poiché tutti quanti manchiamo in molte cose.
Se uno non manca nel parlare, è un uomo perfetto, capace di tenere a freno anche tutto il corpo. Quando mettiamo il morso in bocca ai cavalli perché ci ubbidiscano, possiamo dirigere anche tutto il loro corpo. Ecco, anche le navi, benché siano così grandi e vengano spinte da venti gagliardi, sono guidate da un piccolissimo timone, dovunque vuole chi li manovra. Così, anche la lingua è un piccolo membro e può vantarsi di grandi cose. Vedete, un piccolo fuoco quale grande foresta può incendiare. Anche la lingua è un fuoco, è il mondo della iniquità, vive inserita nelle nostre membra e contamina tutto il corpo e incendia il corso della vita, traendo la sua fiamma dalla Geenna. Infatti, ogni sorta di bestie, di uccelli, di rettili e di esseri marini sono domati e sono stati domati dalla razza umana. Ma la lingua, nessun uomo può domarla. È un male ribelle ed è piena di veleno mortale. Con essa benediciamo il Signore e Padre, e con essa malediciamo gli uomini fatti a somiglianza di Dio. È dalla stessa bocca che esce la benedizione e la maledizione. Non deve essere così, fratelli miei. Parola di Dio. Il Signore sia con voi. Vangelo secondo Marco. Gloria a te, oh Signore. In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò sopra un monte alto in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime. Nessun lavandaio sulla terra potrebbe renderle così bianche. E apparve loro Elia con Mosè che discorrevano con Gesù. Prendendo allora la parola, Pietro disse a Gesù: «Maestro, è bello per noi stare qui. Facciamo 3 tende, una per te, una per Mosè, una per Elia». Non sapeva infatti che cosa dire, poiché erano stati presi dallo spavento. Poi si formò una nube che li avvolse nell'ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il mio figlio prediletto, ascoltatelo». E subito, guardandosi attorno, non videro più nessuno se non Gesù solo con loro. Mentre scendevano dal monte, ordinò loro di non raccontare a nessuno ciò che avevano visto, se non dopo che il Figlio dell'uomo fosse risuscitato dai morti. Ed essi tennero per sé la cosa, domandandosi però che cosa volesse dire risuscitare dai morti. E lo interrogavano: «Perché gli scribi dicono che prima deve venire Elia?» Ed egli rispose loro: «Sì, prima viene Elia e ristabilisce ogni cosa, ma come sta scritto del Figlio dell'uomo, che deve soffrire molto ed essere disprezzato? Orbene, io vi dico che Elia è già venuto, ma hanno fatto di lui quello che hanno voluto, come sta scritto di lui». Parola del Signore. Gloria a te, oh Cristo. La liturgia di oggi è la liturgia della parola.
Chi viene da Dio pronuncia parole di Dio. C'è la parola di Dio eterna. Che si incarna e viene a parlare in mezzo agli uomini. Ha parlato per mezzo dei profeti e finalmente nella pienezza del tempo la stessa parola è apparsa in mezzo agli uomini e ha parlato. E questa parola ha messo il suo fiato dentro gli uomini che credono in Lui e diventano parola, danno risonanza alla parola. Sono questi che, venendo da Dio, parlano parola di Dio. Questa parola è dentro di noi ed è lo Spirito della parola che formula le parole dentro di noi, le infoca e ci fa parlare. È la parola divina che si manifesta nelle nostre labbra, parola di verità, parola di amore, parola di vita. Celebriamo la parola. Ma c'è un'altra parola. Il maligno si è messo contro la parola e lui stesso è diventata parola maligna. Parola che scende nel cuore e parla attraverso la bocca degli uomini. Ed è la parola di menzogna, la parola di odio, che in contrapposizione alla parola di verità, alla parola di amore. Le due parole, quella della vita e quella della morte, si scontrano. La parola bianca, luminosa come il sole, la parola tenebrosa come l'inferno. Ecco le due parole. L'uomo può parlare con la prima parola, quella luminosa di Dio, e benedice Dio, benedice gli uomini, dice la verità, dice l'amore, ma l'uomo può albergare dentro di sé la parola che viene dalla Geenna e dire menzogna, seminare odio, seminare morte. La parola luminosa dà la vita, la parola tenebrosa dà la morte. L'uomo è canale, può veicolare l'acqua della vita, può veicolare l'acqua della morte. Questa è la tremenda realtà. Ma prima di passare a questa tremenda realtà, guardiamo in alto sulla montagna, saliamo con i tre apostoli sulla montagna e contempliamo la parola di Dio, splendente, splendente di luce. Contempliamo il Verbo di Dio incarnato, splendente sulla montagna. Accanto c'è Mosè ed Elia, che parlano,
parlano di lui. La parola eterna che è venuta qui sulla terra a parlare, adesso è sulla montagna. E l'eco di questa parola è Elia con la legge. E cioè Mosè con la legge e Elia con la profezia. La legge e i profeti parlano di lui, della parola, e dicono tutto quello che concerne la parola che sta là nel mezzo, Cristo Signore. Ed ecco la voce del Padre, la parola del Padre, quel Padre che ha una sola parola, il Figlio, che pronuncia e dice: questo è il mio Figlio diletto, questa è la parola, ascoltatelo. E il Padre che ci invita ad ascoltare la parola, ascoltatelo, perché soltanto lui è l'autore, portatore della verità e dell'amore, portatore della vita, portatore della luce. Mosè ed Elia hanno tratto da lui. Mosè ha tratto la legge, i comandamenti, che sono parole di Dio. Elia ha tratto da lui la parola profetica e ha annunciato agli uomini colui che doveva venire. Tutto quanto è stato rivelato, la legge e i profeti, sono presenti lì accanto a Gesù, la parola. La parola che si manifesta attraverso il comandamento di Dio. La parola che si manifesta attraverso il mistero di Dio. In Mosè ed Elia. È la voce del Padre che grida agli uomini. Grida agli uomini. Ascoltate Lui. Ascoltate Lui. Tutto ciò che è stato detto da Mosè ed Elia è stato detto da Lui e per Lui. È Lui l'unico Maestro. È l'unico che viene a portare sulla terra la parola della verità e dell'amore, la parola della vita. E allora accettiamo Gesù, parola eterna, che dà la vita. Egli disse e tutto fu fatto. Gesù, la parola che è dentro di noi. Ma diamo bando alla controparola. Il maligno fa il contrario di quello che fa Cristo, perché si è messo contro di Cristo, è l'antagonista di Cristo. Anche lui è parola. Parola tenebrosa, parola di menzogna, parola di odio, è la controparola, e scende nel cuore degli uomini. Noi possiamo parlare con la parola di Dio quando abbiamo lo Spirito della parola dentro di noi, lo Spirito Santo. Egli ci fa parlare. Quando siete davanti ai tribunali, non siete voi a parlare, ma è lo Spirito che parla in voi. Davanti ai tribunali, Pietro parla nella parola dello Spirito. È lo Spirito che parla, perché lo Spirito pronuncia la parola.
I profeti hanno parlato per lo Spirito Santo, che è lo Spirito del Figlio, lo Spirito di Cristo. Diciamo nel credo, quello che tu stesse per profetas, crede nello Spirito Santo che ha parlato per mezzo dei profeti. Cioè lo Spirito porta la parola di Dio, porta Cristo, annuncia Cristo, perché questo fa lo Spirito, annunciare sempre Cristo, portare Cristo, verità e amore e vita. Ma lo spirito della menzogna e dell'odio e della morte viene e tante volte prende il posto dello Spirito Santo, per cui l'uomo in pratica o parla per lo Spirito Santo e dice la parola della vita, pronuncia Cristo, verità, amore e vita, o parla per bocca del maligno e pronuncia menzogna, odio, morte. Siamo noi o portatori di vita o portatori di morte attraverso la nostra lingua, secondo che la lingua è usata dallo spirito buono o dallo spirito cattivo. Quante volte, fratelli e sorelle, noi abbiamo prestato la lingua allo spirito cattivo che è sceso dentro di noi, e non c'è bisogno di pensare agli indemoniati. Quando noi parliamo per bocca dello spirito cattivo, siamo portatori del maligno. Siamo locutori del maligno. Quando c'è la menzogna, quando c'è l'odio, quando c'è la morte, è il maligno che parla in noi. Diceva Gesù, quando egli parla, dice menzogne e prende del suo, perché è falsario fin dall'inizio. Egli è il padre dell'odio, perché è omicida fin dall'inizio. Egli è portatore della morte, perché per il cattivo spirito la morte è entrata in questo mondo, mentre Cristo è venuto a portare la vita. Egli è lo spirito di verità, lo spirito dell'amore. Purtroppo la nostra lingua, come dice Giacomo, tante volte si presta allo spirito, e allora benedice Dio, proclama Cristo, proclama l'amore, dà la vita. Ma quante volte la nostra lingua diventa strumento di Satana, è Satana che parla per la nostra bocca. Quando tu dici menzogne, quando tu semini errori, quando infici la dottrina rivelata, quando metti dubbi su Cristo, quando cioè insegni ciò che non è giusto, ciò che non è vero, è lo spirito cattivo che parla per la tua bocca, è il diavolo che parla per la tua bocca. Quando metto dei dubbi nelle coscienze, nei riguardi della dottrina, è lo stesso spirito del serpente antico che mise dubbi ad Eva sotto l'albero. Non è vero quello che ha detto Dio, perché Dio è così e così, e fece dubitare Eva e la fece cadere. Ogni volta che c'è una dottrina falsa, e ce ne sono tante in mezzo a noi, ogni volta che vengono avanzati dei dubbi sui misteri rivelati
è lo spirito cattivo che viene chiamato negli esorcismi padre di ogni eresia. Perché ogni eresia, anche quelle che noi diciamo, anche quando noi seminiamo così dubbi sulla fede, è il maligno che parla, è il maligno, è Satana che parla per la nostra bocca. E quando noi diciamo menzogne, contraddiciamo la verità, quando seminiamo menzogne tra gli uomini, è lo spirito maligno, è Satana che parla per la nostra bocca. Siamo strumenti di Satana, lingua di Satana. E quando noi seminiamo odio, rancore, vendetta, parole cattive, è Satana che parla per la nostra bocca. È l'acqua marcia che nasce dalle profondità dell'inferno ed erutta come da bocca infernale dalla nostra bocca e semina melma, semina fango, semina miasmi, semina morte. Siamo noi che ci prestiamo attraverso la lingua, quando anziché diventare parole anche noi, parole di Dio, diventiamo parola trasformata, adulterata, contro parola del maligno. E allora non ci viene altro che gridare a Dio, salvami. Nel salmo responsoriale c'è il gemito del giusto, che di fronte alla parola del maligno, di fronte a Satana che semina menzogna, che semina odio, che semina morte, grida a Dio, salvami. Non c'è più un uomo fedele, è scomparsa la fedeltà tra i figli dell'uomo e il maligno in attività. Si dicono menzogne l'un l'altro gli uomini, labbra bugiarde parlano con cuore doppio, da doppiezza. Pensiamo una cosa e ne diciamo un'altra. Dissimuliamo, non diciamo la verità, celiamo la verità e diciamo menzogna, imbroghiamo, cambiamo le carte in tavola, seduciamo gli uomini, seminiamo morte. Recide il Signore le labbra bugiarde, le lingue che dicono parole arroganti. Quando noi diciamo parole arroganti, parole di sfida, parole amare, parole che feriscono, parole che uccidono, siamo lingue di Satana, il quale è uccisore degli uomini. Mentre l'uomo retto pronuncia la parola di Dio, che è verità, che è amore, che è unzione, fragranza, vita. L'uomo giusto apre la bocca e la riempie della parola di Dio. Apri la bocca, io la voglio riempire. La bocca del giusto è ripiena di verità, di amore, e quando si apre semina fragranza e dà la vita. Perché sono i detti del Signore che sono nella sua bocca,
I detti del Signore sono puri. Argento raffinato nel crogiolo, purificato nel fuoco 7 volte. Ecco la parola del giusto, e la parola purificata nel fuoco, purificata nel fuoco dello Spirito, raffinata in Cristo, splendente come Cristo, infocata come lo Spirito. O Signore, custodiscimi, grida qui il salmista, guardami, Signore, dalla lingua mendace, dalla lingua degli uomini. Fratelli e sorelle, questa mattina il Signore ci invita a guardare Cristo splendente sulla montagna e ad ascoltare il Padre. Lui è la parola mia, ascoltate Lui. È Lui la verità, è Lui che ha portato l'amore, è Lui che ha portato la vita. Sono le sue parole che noi dobbiamo pronunziare dentro di noi, e per pronunziare le sue parole dobbiamo avere Lui parola dentro di noi. Ascoltatelo, cioè riempitevi di Lui. Lasciate calare dentro di voi Lui, e allora che la parola ricevuta diventi in noi parola parlata, parola ritrasmessa, e come Lui dentro di noi è parola di verità e di amore, è parola che salva, così la parola ripetuta, ritrasmessa, è parola di verità, parole di amore, parole che salva. Siamo chiamati oggi ad essere portatori della parola, e dobbiamo chiudere la bocca, ma prima che la bocca il cuore, al maligno, a Satana, che vuole infiltrarsi in noi, farlo tacere e spungere dal nostro cuore. Quando semina menzogna dentro di noi, quando semina odio dentro di noi, l'uomo si misura dalla bocca. Chi non pecca con la lingua è uomo perfetto. Ma ogni volta che noi seminiamo bugie, ogni volta che mormoriamo, ogni volta che ci mettiamo a sparlare gli uni degli altri, siamo bocca di Satana. Non c'è bisogno di andare a cercare gli indemoniati siamo noi, che seminiamo il male e ci mettiamo lì a pregare con la stessa lingua, diciamo Padre nostro, Ave Maria, e poi malediciamo il prossimo, additiamo il prossimo. Gente spudorata, gente che viene dall'inferno e semina inferno. Convertitevi a Cristo, chiudete la bocca alla menzogna, chiudete la bocca all'odio, aprite il cuore alla verità, aprite il cuore all'amore, e la vostra bocca pronuncerà sempre verità, pronuncerà sempre amore. La vostra bocca sarà la bocca della vita, non la bocca della morte. Fratelli e sorelle, quello che dico a voi lo dico a tutti, lo dico a me. Tutti possiamo essere strumenti di Satana. Tutti possiamo albergare il maligno dentro di noi. Anche Pietro fu chiamato Satana da Gesù, quando si prestò a dire al Signore non andare a Gerusalemme, e Gesù lo scoprì, va retro Satana. Quante volte noi che siamo Pietro, che siamo apostoli,
che siamo vicini a Lui, diventiamo Satana, perché ascoltiamo la voce del maligno. La nostra bocca deve risuonare sempre Gesù. È l'unica parola vera, quella pronunziata dal Padre. Gesù, che è la verità, che è l'amore, che è la luce, che è la bellezza, che è la vita. È Gesù che deve uscire dalla nostra bocca, e perché Gesù esca dalla nostra bocca, dobbiamo ascoltare Lui, come dice il Padre. Dobbiamo ricevere Gesù dentro di noi, farlo vivere dentro di noi, e sarà lo Spirito di Gesù a pronunziare in noi le parole di Dio. Dobbiamo essere portatori della parola di verità, della parola del Signore. Circola in mezzo a noi la parola di Dio e banda la parola di Satana. Signore, Signore Dio Onnipotente, noi ti invochiamo questa mattina, pieghiamo le ginocchia davanti a te, vogliamo ascoltare la tua parola. Ascoltatelo, lui solo, ascoltate. Vogliamo ascoltare Gesù, vogliamo essere in usanza di Gesù, e per essere in usanza di Gesù dobbiamo ricevere lo Spirito di Gesù, che è lo Spirito della parola che salva. O Spirito di Dio, scendi su di noi. O Spirito di Dio, abita dentro di noi e chiudi tutte le porte al maligno che vuole entrare dentro di noi e sostituirsi alla parola eterna, alla parola della verità e dell'amore. O Spirito di Dio, custodisci il nostro cuore, custodisce la nostra lingua. O Spirito di Dio, sii tu sempre a parlare per la nostra bocca e pronuncia sempre per la nostra bocca quella parola eterna che il Padre sempre pronuncia. Gesù, Gesù, Gesù. Amen. Ascoltate, capi di Giacobbe, voi governanti della casa di Israele, ascoltate voi tutti, popolo del paese, questa parola è per voi. E adesso guardatevi da non rifiutare colui che parla, perché se quelli che hanno rifiutato di ascoltarlo non hanno trovato scampo, molto meno lo troveremo noi se volteremo le spalle a colui che parla dal cielo. E allora stringiamoci attorno a Lui e deposto ogni malizia, ogni frode, ipocrisia e ogni gelosia e ogni maldicenza, come bambini appena nati. Stringiamoci a Lui, beviamo da Lui il latte spirituale, stringiamoci a Lui, pietra viva, perché anche voi possiate venire edificati in Lui e parlare di Lui. Sono parole che vengono e che abbiamo amalgamato insieme come messaggio del Signore. Ascoltiamo Gesù, viviamo di Gesù e domandiamo che lo Spirito di Gesù dimori dentro di noi. Se noi viviamo dello Spirito,
Lo Spirito ha una sola parola, quella del Padre, Gesù. Modulerà in diversi modi questa parola, la porgerà come verità, la porgerà come amore, la porgerà come fragranza, la porgerà come vita, la porgerà come insegnamento, la porgerà come rimprovero, ma sempre lo Spirito parlerà a Gesù, perché come il Padre, così lo Spirito ha una sola parola, Gesù. Anakeshwaranamo Mialirini Mianoketi Ashangarajo Tientustu Tomorina Yorina Nayurinyane Mialini Anodiana Mialirini Anoshiana Shorentiaru Yarini Mayoni Ashorentiaru Signore ci ha dato una parola sull'amicizia e ci dice: se hai sguainato la spada contro un amico con la tua lingua, non disperare, può esserci sempre un ritorno. Se hai aperto la bocca contro un amico, non temere, può esserci riconciliazione. Ma guardati da svelare i suoi segreti e di dare un colpo a tradimento, perché in questo caso ogni amico diventerà nemico. Ecco, il Signore ci esorta a conservare l'amicizia. E ancora aggiunge: non ti vergognerai di proteggere un amico, non ti nasconderai davanti a lui. Se succederà il male a causa sua, chiunque lo venga a sapere si guarderà da lui. Signore, tu ci esorti a conservare l'amicizia, anche che succeda qualche cosa tra amici, gli amici sempre si riconciliano, ma guai a tradire l'amicizia, perché col tradimento si perde l'amicizia. Signore Gesù, ti chiediamo di conservare l'amicizia tra di noi. Tu un giorno diceste: vi ho chiamati amici. Amici tuoi siamo diventati amici tra di noi, ma ti chiediamo che nessuno di noi tradisca l'altro, nessuno di noi lanci un colpo di lancia che possa uccidere l'amico, che possa ferire l'amico. Signore, ti chiediamo di conservarci amici tra di noi, e siccome è con la lingua che noi lediamo l'amico, che noi uccidiamo, perché la lingua è spada, ti chiediamo di conservare la nostra lingua buona, di spuntare la nostra lingua, sia che sia la punta spada, sia che sia la punta freccia. Signore, spunta la nostra lingua contro ogni amico e conservaci nel cuore l'amore gli uni per gli altri. Amen. Amen. Signore, ti chiediamo, guarisci la nostra lingua, perché non pronunci parole di menzogna o parole di odio. Guarisci il nostro orecchio e insegnaci a turare le orecchie contro i racconti a carico degli altri. Signore, guariscici il cuore e fa che nel nostro cuore non alberghi la menzogna, non alberghi l'odio. Ti chiediamo, Signore, questa mattina la guarigione della lingua, la guarigione degli orecchi, la guarigione del cuore per tutti.
e poi richiediamo la guarigione di tutti i nostri mali fisici e spirituali. Ascolta, oh Padre, le suppliche che abbiamo posto qui sull'altare per amore del tuo Figlio, che ha parlato a noi e che parla continuamente a noi. Esaudisci quanto noi abbiamo chiesto. Signore, intanto ti ringraziamo di quello che tu stai operando. Hai toccato tanti cuori. Hai messo la determinazione in due persone di non dare più ascolto alle chiacchiere. E poi tu dici ad una donna che al terzo mese di gravidanza non andare ad abortire come ti hanno consigliato i medici, perché anche che il tuo bambino non viene riscontrato sano, perché tu hai ingerito diversi farmaci, non temere, porta gravidanza fino al termine stabilito e dà alla luce in pace il tuo bambino. Quel bambino è mio e canterà la mia gloria. Fratelli e sorelle, oggi se ascoltate la voce del Signore, non vogliate indurire il vostro cuore. Sapete, il cuore dell'uomo è inguaribile. Quando è preso da una malattia grave, se ci sono piccole disfunzioni possono essere corrette, ma quando è preso da una malattia grave, dice la Scrittura che è inguaribile, inguaribile. Non ci possiamo aspettare guarigione di cuore. Quando il cuore è malato, seriamente malato, c'è una sola operazione, la sostituzione del cuore. Dammi, Signore, un cuore nuovo. Toglierò il vostro cuore di pietra e vi darò un cuore nuovo, un cuore di carne, che possa comprendere la mia parola e la possa mettere in pratica. Chiediamo al Signore il cuore nuovo, il cuore nuovo, perché senza cuore nuovo il nostro cuore è di pietra ed è inguaribile. Chi è cattivo rimane cattivo, chi è cattivo col cuore rimane cattivo. L'unica operazione è quella del cuore. Cambiamento di cuore, e soltanto lo Spirito Santo può cambiare il cuore. Chiediamo che ci dia un cuore nuovo.